Alle mie spalle, sulla collina di Mesiano a Trento, la facoltà di ingegneria. Un tempo la collina ospitava il sanatorio dove venivano portati i malati di tubercolosi. La TBC è l'argomento della puntata di oggi di Trentino più Salute. Dottoressa, innanzitutto, che cos'è la tubercolosi, la TBC? La tubercolosi è una malattia infettiva che si trasmette, viene trasmessa da un batterio che è il micobatterio della tubercolosi, che si trasmette per via aerea, quindi sostanzialmente attraverso la tosse del paziente. E la porta di entrata della malattia è l'apparato respiratorio, quindi noi abbiamo sintomi che interessano l'apparato respiratorio in primis, ma abbiamo anche dei sintomi sistemici. Quelli che interessano l'apparato respiratorio, che non sono presenti sempre, sono la tosse, che inizialmente è una tosse secca, successivamente può diventare una tosse produttiva e in casi prolungati può essere presente del sangue nel catarro. Invece per quel che riguarda i sintomi sistemici sono prevalentemente la stanchezza, che è presente nel 100% dei casi. A questo si può associare una febbricola serale, pochissime linee di febbre, dimagrimento, mancanza di appetito, a volte sudorazioni notturne. Sin qui la descrizione di questa patologia, ma in termini di diagnosi cosa possiamo dire? Quando arriva a noi un paziente con questo tipo di sintomi è indicato fare in primis una radiografia del torace. Se la radiografia orienta verso una forma tubercolare, si passa a un esame successivo che è l'esame del catarro. Sono passati decenni dai tempi del sanatorio. Qual è quindi oggi la risposta dell'azienda provinciale per i servizi sanitari di fronte alla tubercolosi? Di fronte alla TBC, la risposta e l'organizzazione dell'azienda provinciale per i servizi sanitari qual è? Il numero dei dati e quindi la registrazione dei dati ci viene attraverso le segnalazioni di malattia che obbligatoriamente il medico, in questo caso il medico ospedaliero, fa all'azienda sanitaria. Con una collaborazione che l'azienda sanitaria, che i distretti, che i servizi dell'azienda sanitaria hanno con il Dipartimento di Pneumologia, vengono individuati i contatti su cui fare la Mantù, che è un test che serve per stabilire l'eventuale contagio di altre persone oltre al caso. È molto importante individuare al più presto, sulla base della segnalazione che si è avuta, i contatti stretti del caso, perché è su questi che si andrà a testare la sensibilità alla Mantù. Dottoressa, cosa ci dicono i dati relativamente alla TBC con riferimento anche al quadro trentino? L'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che è una malattia ancora presente e è persistente nel mondo. In Italia la situazione è in provincia di Trento, anche qui si ha una situazione stabile negli ultimi 10 anni, il numero dei casi è costante, si è stabilizzato per la nostra provincia intorno a 30 casi di tubercolosi polmonare, quella che ci interessa di più ai fini della contagiosità e della trasmissione. Anche in questo campo, all'interno dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, si lavora in rete. Come? Certo, si lavora in rete perché in questi casi è un rapporto che instauriamo tra la sanità pubblica, i distretti di igiene pubblica e il Dipartimento di Pneumologia, da cui arriva la segnalazione di caso, quindi di malattia, e con cui si rimane a contatto per la lettura di questo test che viene fatto ai contatti stretti. Un tempo il solo pronunciare la parola tubercolosi incuteva terrore, i nostri anziani ce lo possono confermare, ma oggi con la moderna terapia si guarisce dalla TBC? Quali sono le probabilità di successo? Sentiamo. La malattia tubercolare è una malattia curabile, direi in una stragrandissima maggioranza dei casi, se la terapia viene fatta in maniera corretta e per un periodo adeguato. I pazienti in cura una volta dimessi dall'ospedale sono potenzialmente pericolosi, se così possiamo dire, per la comunità? Dopo la dimissione dall'ospedale non è pericoloso perché si è visto che la terapia antitubercolare sterilizza l'escreato del paziente nel giro di 20 giorni.